Chiuse le scuole, si aprono i cantieri, in modo tale che a settembre gli alunni comaschi potranno entrare in strutture più confortevoli. L'assessore all'edilizia del comune di Como, Daniela Gerosa, ha dato via libera agli interventi negli istituti comunali dopo che, mercoledì scorso, si è tenuto un incontro con i dirigenti scolastici riguardo la programmazione delle opere che saranno effettuate durante l'estate. In molti casi si tratta di lavori che erano attesi da tempo. Adeguamento alle norme igienico-sanitarie, prevenzione degli incendi, abbattimento di barriere architettoniche, riduzione delle dispersioni termiche degli edifici e manutenzione straordinaria. Questi i principali interventi. Le scuole coinvolte sono in tutto 27. I lavori partiranno in alcuni casi già dalla prossima settimana. Nell'elenco spiccano, per impegno economico, la primaria di via 20 settembre che richiede il rifacimento del tetto, serviranno oltre 260.000 euro, e la primaria di viale Sinigaglia con sostituzione delle facciate continue e della vetrata centrale inclinata, 230.000 euro. Importante anche l'impegno per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme igienico-sanitarie in altre tre scuole primarie, in quelle di via Fiume, Mognano e Viganò, per le quali sono stati messi in conto quasi 130.000 euro. Altri interventi meno costosi riguarderanno gli edifici scolastici della primaria di Via Perti. Nel lungo elenco compaiono poi anche asili e scuole medie. Tutti i lavori, come detto, si svolgeranno durante i mesi estivi in modo da garantire, dopo le migliorie, il regolare avvio delle lezioni il prossimo anno scolastico.